Apertura del sindaco Pisapia su SEA, l'entrata della regione, come la commenti? Sì, positivamente, è una cosa che mi interessa, giocare un ruolo importante come regione nella costruzione del sistema aeroportuale lombardo e ci sono le condizioni, anche alla luce della sentenza del TAR che ha annullato la concessione a Verona della gestione di Montichiari qualche giorno fa, che apre scenari molto interessanti e per questo mi pare positiva la cosa, molto importante e positiva la decisione di ieri del Comune, quindi incontrerò Pisapia e poi discuteremo di percentuali. Presidente, la fusione tra TM e Nord non parte? No, finora no, non è partita perché il Comune di Milano ci sta pensando, io sono pronto. E quindi mi pare una cosa utile, interessante, ci sono perplessità da parte del Comune di Milano per cui la cosa adesso è in stand by, ma perché? Per questi motivi, non perché non ne sia convinto io. Io non ho ambizioni annessioniste di nessun tipo, io voglio risolvere i problemi, io voglio diminuire i costi dei servizi pubblici e renderli più efficienti per i cittadini. Nella mia valutazione l'unione, la fusione, la collaborazione, la cooperazione tra ATM e Trenord va in questa direzione. Dopodiché non faccio queste cose per avere un posto in più, un posto di comando in più, proprio non me ne frega niente. Penso che questa sia la decisione utile per migliorare i servizi ai cittadini. Quindi se sarà così bene, se no pazienza, mi spiace, ma non posso ovviamente fare tutto da solo. Lei cosa pensa di questa situazione complessiva e l'attività della Corte dei Conti nel reprimere i danni erariali? Sì, è un'azione molto importante, io lo dirò nel mio intervento, è un'azione che noi sosteniamo, abbiamo preso tante iniziative quest'anno, la Regione Lombardia e le illustrerò, che vanno in questa direzione, prevenire fenomeni corruttivi e garantire la massima trasparenza nelle azioni amministrative. È la filosofia a cui si ispira l'azione della Regione, della mia Giunta, quindi sono assolutamente allineato. C'è una buona collaborazione tra la Regione e la Corte dei Conti, nel rispetto dei ruoli naturalmente, e mi sembra che le cose stiano funzionando bene. Alcune considerazioni sulla importante azione di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, sviluppato dalla Regione che ho l'onore di guidare. Nel corso degli ultimi anni la Regione ha attivato una serie di strumenti legislativi e amministrativi per rafforzare il contrasto a tutte le forme di illegalità, in particolare a quelle originate dalla criminalità organizzata. Tra le principali iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, in special modo nel settore degli appalti pubblici, ricordo la legge regionale numero 9 del 2011, interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità, istitutivo del Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e la sicurezza dei cantieri. La Giunta regionale, con una delibera del gennaio di quest'anno, ha provveduto a rafforzare l'efficacia dell'attività del Comitato attraverso la creazione di un'apposita struttura organizzativa e l'attribuzione allo stesso Comitato per il 2014 di nuovi compiti di approfondimento e vigilanza in settori sensibili, quali le procedure di affidamento di contratti pubblici da parte delle aziende sanitarie, gli appalti riconducibili all'Expo 2015 e gli acquisti centralizzati. Molti sono dunque i fronti esterni e interni su cui la Regione Lombardia è impegnata per garantire ai cittadini lombardi una regione sempre più chiara e trasparente. L'idea di fondo che guida l'azione della Regione è che la prevenzione della corruzione non si impone per legge, ma si crea convincendo, condividendo l'etica e la cultura della legalità, ricordando sempre che il bene primario da tutelare è il cittadino e il suo diritto a rapportarsi con una pubblica amministrazione equa, imparziale e trasparente.